Il nostro volto non è solo una superficie epidermica da mostrare al mondo come biglietto da visita. Secondo la fisionomica è molto di più. È un importante indicatore di ciò che siamo stati, di ciò che siamo e ciò che potremmo essere. Le nostre fattezze sono davvero incise sul nostro viso, sul nostro corpo. Scopriamolo insieme in questo video. Nel precedente video su questo stesso argomento vi ho parlato della forma dell'ovale, delle sopracciglia, degli occhi, del naso. Lascerò poi in descrizione il link della prima parte, ma andiamo avanti parlando delle orecchie. Chi ha le orecchie piccole è una persona affettuosa e che ha un alto senso dell'onore, ma se sono molto piccole ci svelano anche timidezza e riservatezza, forse eccessiva. Se invece, oltre a piccole, sono anche lunghe e strette, queste caratteristiche aumentano. Se le orecchie sono di una dimensione media, mostrano energia e determinazione. Se invece sono molto grandi, sono spesso legate al materialismo e anche un po' di maleducazione. Le orecchie verticali mostrano la forza, il coraggio, l'energia ed il potere. E le persone con lobi delle orecchie particolarmente staccati dalla testa sono spiriti liberi e generosi. Un'indicazione curiosa sulle orecchie è che quando superano in altezza le sopracciglia appartengono a persone con carattere molto collerico, vendicativo, che hanno addirittura delle tendenze criminali. Se invece il lobo dell'orecchio è spesso ed arrossato, il soggetto è gioioso, sensuale, con una punta di aggressività. Se è floscio e grande, indica una tendenza alla malinconia, ai rimpianti, una scarsa volontà e poca resistenza fisica, mentre un lobo ben formato e spesso indica intelligenza e disponibilità. Ma passiamo ad una parte fondamentale del nostro volto, la bocca, poiché attraverso di essa noi non comunichiamo soltanto verbalmente, ma esprimiamo i nostri pensieri, le nostre emozioni. Quante promesse, quanti giuramenti, quanti inganni e quante preghiere escono dalle nostre labbra. Quante storie vengono raccontate e quante parole dolci o amare possono essere sussurrate tra le labbra. Ma la sua forma che cosa ci racconta? Chi ha una bocca grande ha un temperamento generoso, ardente, vitale e sensuale. Viceversa, chi ha una bocca piccola è una persona debole, passiva, tendente all'egocentrismo. Chi di solito la tiene socchiusa indica di essere una persona che ha un'apertura naturale verso gli altri. Invece chi tende a tenerla aperta ha una natura semplice, ingenua ed è facilmente influenzabile. La persona spesso sorridente è disponibile all'amicizia ed è empatica. Ma volendo andare nel dettaglio, analizziamo le labbra, che chi le ha carnose ha una natura aperta, leale, versatile e tendente ai piaceri materiali. Chi ha delle labbra poco carnose è molto razionale, cerebrale ed ha molto
autocontrollo. Chi ha labbra sottili è ambiguo e inaffidabile e maschera la propria natura, ma ha un grande desiderio di affermarsi. Hanno un temperamento introverso, insicuro, piuttosto pauroso, coloro che hanno delle labbra rivolte un po' all'indentro. Mentre un labbro superiore sporgente è indice di comprensione verso gli altri, di ricchezza interiore e coerenza. Al contrario, chi ha il labbro inferiore sporgente è un soggetto intollerante, tendente alla furbizia e alla slealtà. Un labbro inferiore poco sviluppato è indice di fragilità interiore, debolezza e indecisione. E dopo la bocca arriviamo al mento, che non è da trascurare perché in base alla sua forma ha molto da raccontarci su di noi e sugli altri. Chi ha un mento appuntito è una persona vivace, ma anche facilmente eccitabile. A volte sfocia nell'intolleranza e in atteggiamenti sleali. Inoltre, chi ha un mento appuntito è soggetto a sbalzi d'umore e a continui alti e bassi che condizionano ogni tipo di rapporto nella sua vita. Questa persona, se viene pungolata, è capace di reagire con eccessi di rabbia. Chi ha un mento quadrato ha un temperamento volitivo, deciso e risoluto, ha una grande forza di volontà e tenacia. Questo gli consente di affrontare e superare facilmente gli ostacoli. Inoltre è dotato di una notevole forza fisica e ostinazione. Tende a volte a lasciarsi travolgere da sentimenti e dalla passionalità. Coloro che hanno il mento a bolla hanno un temperamento gioioso, coccolone, ma un po' suscettibile e non ama essere contraddetto. Il mento rotondo è indice di estroversione, socievolezza e amabilità, ma anche una punta di vanità. Il mento sfuggente ci indica un carattere pigro ed estremamente timido. Ha delle grandi difficoltà a prendere l'iniziativa in qualsiasi tipo di situazione. Il doppio mento invece appartiene a colui che ha un carattere veramente ostinato e che difficilmente rinuncia alle abitudini e soprattutto alle comodità. In amore però tende un po' a rinunciare nelle situazioni che si presentano troppo difficili. Chi ha una fossetta orizzontale sul mento indica che è una persona buona, generosa e con un alto livello di concentrazione e attenzione. Chi invece la fossetta la ha verticale è una persona che ama l'avventura ed il piacere in tutte le sue espressioni. È anche una persona dotata di fascino, sensualità e nutre un grande desiderio di essere ammirato e lodato. È comunque un soggetto socievole e amabile. Ha una parlantina trascinante e una conversazione fluida. Per il momento questo video si conclude qui. Chiaramente questo è stato solo un assaggio, la punta dell'iceberg, ci sarebbe moltissimo da dire, ma ho voluto solleticare la tua curiosità. E a tale proposito fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, se credi in questa disciplina e se ti risuonano le caratteristiche che ti appartengono. Inoltre, se vuoi supportare questo canale, mi raccomando, lasciami un bel like di supporto e se non fossi iscritto, iscriviti. Noi ci vediamo prestissimo nel prossimo video.